Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video chiacchiericcio, questo è un video chiacchiericcio per preparare un po' del mio workout. Sono andata oggi a fare un po' di workout, ho fatto anche un videoblog, tra l'altro non sono riuscita a mandare in onda perché il file era troppo grande, ovvero era di 1980 x 2 qualche cosa 80, quindi non ce l'ho fatta. Mi perdonerete, ma alla fine non sono riuscita a mandarlo in onda. Perché, tra l'altro, uno era troppo lungo, ma lungo, 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 non so se mi spiego, non era lungo. E, seconda cosa, oltre che essere lungo, appunto, il file era troppo grande, non ce l'ho fatta, perché ho registrato con una Canon X8. Non so quanto il modello, non lo ricordo bene. Comunque niente ragazze, stavo per dirvi che praticamente dopo il mio workout sono passata in farmacia. Aspettate, perché non vorrei che fosse ok, non vorrei che non mi sentiate. Comunque vi stavo dicendo, non so se mi sentite bene, spero di sì. Allora, sono passata in farmacia. Ho fatto tanti acquisti, tanti, solo un unico acquisto. Mi hanno dato i calzoncini, faccio vedere i miei calzoncini che mi hanno dato. Sono mille volte che faccio questo video e mai me ne esce una buona. Quindi stavolta spero che sia una volta buona. Allora, ho preso dei calzoncini Eufidra, che poi tanto saprò che non li utilizzerò mai perché alla fine mi ci trovo, se no che male, vedete? Allora, Eufidra, poi questi sono dei bagni schiuma di Eufidra che no, non mi ci trovo bene per niente. Anzi, col correttore di Eufidra bocciato un tronco. Poi Eucerin per le macchie solari, o anche per le macchie in generale, credo che sia, non ne ho idea. Comunque, per sapere quando l'avrò utilizzato, anzi, un campioncino già ce l'ho e lo sto utilizzando. Cioè, sto cercando di essere costante, più costante, più possibile costante. O come si diceva, beh, più possibile costante, sì. Ed è un campioncino da, aspettate, da 7 mm di prodotto, con il PAO di... Non lo dice. Vabbè, non importa. Aspettate che ve lo faccio vedere dall'altra parte, il PAO. Il PAO è di 12 mesi, quindi dall'apertura, appena termino più prodotti come si chiama? Appunto, dell'Eucerin, non mi ricordavo, se lo tengo la testa un'altra parte, e quindi ogni volta che faccio video la testa non è dove sto registrando, dove sto registrando io, ma sto pensando altre cose, non so neanche io cosa, ma perdonatemi la franchezza. Eucerin, Dual Serum, sì, vabbè, questo, sì, mi ci trovo bene. Voglio vedere se fa qualcosa le macchie, non ne ho idea, comunque lo utilizzo solo la sera. Poi ne ho presi ben due, quello è il terzo perché l'ho preso altre volte in farmacia, quindi è un altro campioncino, due, vedete? Sì, due, mi stavano cadendo, qua, due. Poi altro c'è, uno della Roche-Posay, che non so se utilizzerò, ma ci provo e vi faccio sapere. Poi dov'è uno della Avène Eau Thermale, vedete? Sì, si vedrà qualcosa, spero di sì. E ultimo, ma non per importanza, che mi è costato 25,99 con l'SPF 50 più, che non so se andare al mare o meno, ma ci provo, almeno spero di andare al mare. Oddio, che cosa che ho, vabbè. Spero di andare al mare il più possibile. Non si sa ancora se andrò o meno, ma ad ogni modo, anche per andare a fare una passeggiata, al mio workout o andare a fare la spesa, che Dio ben si voglia. Dicevo, appunto, lo utilizzerò su spalle, braccia, collo, viso, quel che l'è, e così almeno posso approfittarne a farmi una bella passeggiata e a uscire fuori da questa benedetta casetta mia. E nulla, questo è il mio prodotto per
uscire di casa a fare una passeggiata, appunto così, e senza dovermi per forza ostinare, perché è vero che andando dall'estetista per un po' mi scottavo, ma è anche vero che quando stavo andando dal mio dentista di fiducia mi sono abbronzata, non si sa come mi sono ostinata, ma era perché ero metà al sole e metà sotto una panchina protetta dal tettuccio, quindi va bene, top. Strano che non mi sono ostinata, veramente, lo dico sul serio, non lo so perché. Comunque, questo è 300 mm di prodotto per 289 grammi di prodotto, appunto, vedete? No, fa troppa luce, vabbè, ve lo dico io. Eccoci qua. Dove sta scritto? Eccolo qua. Si vedrà mai? Spero di sì. Eccolo, sì, dovrebbe vedersi. E questo è il prezzo, ve lo dico, 25,99, eccolo qua. Metti a fuoco, dai. Dai, dai, brava. Ok. Ho messo a fuoco quello che ho potuto. Il mio telefonino. Niente, ragazze, questo è quanto. Allora, è stato un bel workout, però non si potrebbe chiamare workout perché il workout per me sarebbe correre all'aria aperta, fare jumping, che vuol dire in inglese, correre, 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 oppure fare il passo svelto. Io il passo svelto lo faccio, sì, ma non è come andare a fare. Capite bene? Sì, insomma, correre, correre. Io non posso più correre perché non ho lo stimolo da quando ho avuto l'operazione al mio ginocchietto sinistro, però posso sempre camminare a passo sveltissimo, non svelto, 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 ma da fare la camminata da pazza, però mi piace camminare. E non sono abituata più come una volta a camminare perché prima di farmi male al ginocchio, prima di lussarmi il ginocchio, stavo che era una meraviglia, più o meno, siamo lì o no? Sì, però adesso non sto neanche peggio. Mi preferivo prima, quando avevo, come dire, il ginocchio senza doverlo operare, ma adesso mi devo accontentare di come sto. Quindi mi sta bene anche così. L'importante è che sono in salute come sono adesso, più o meno. Cioè, si sta dicendo un sacco di castroneria. Vabbè, sì. L'importante è che sto bene lo stesso anche con il ginocchio operato, ma che posso camminare ancora, perché non è bello. Si era detto che avrei potuto stare seduta a rotelle, adesso non voglio fare la vittima, però perché c'è una specie di scritta da una parte, un documento mio di invalidità che dice trasportabile in carrozzella. Tiè, per fortuna non è mai successo. Tranne che quando a volte non potevo proprio camminare, che il ginocchio mi cedeva in continuazione perché ribadisco, io ho una malformazione congenita a tutte e due le ginocchia. E quindi niente, sono nata con questa malformazione congenita, ma vabbè, no comment. Però alla fine sono agevolata perché riesco a camminare lo stesso bene. Le mie ginocchiette mi agevolano bene. Il fatto sta che non dipende da me, ma dovrei fare più fisioterapia, muovermi di più, non stare sempre solo in casa, e se sto in casa, mettermi a posto le mie cose come faccio sempre, anche quando non faccio video, quando non registro video, e se registro video muovermi di più a fare altre cose, perché lo so che voi lo vedete, quando io registro video non faccio una mazza, perché la verità è vero, dovrei muovermi di più, fare video di pulizie, spostare quella, non dico adesso esageratamente, spostare tutto, ma più che altro spolverare, spazzare, lavare i piatti oppure lavare per terra, che anche quello non mi fa male di certo. Adesso ho, come dire, aspettate un attimo, vi dicevo, stavo pensando, non mi ricordo più. Ah sì, che potevo benissimo in questi giorni che non ho avuto quasi un Kaiser da fare, perché la verità non ho avuto nulla da fare.
o perlomeno quasi nulla. Potevo fare video di pulizia motivazionali perché ho visto che Vinci Randazzo, ovvero Vincenzo Randazzo, fa un sacco di video motivazionali, perché io non l'ho fatto finora, non me lo spiego. Boh, quelli ho visto che mi aiutano molto a muovermi di più, gambe, braccia, ginocchio, tutto quanto, insomma, su via. E anche per pulirmi la mia cameretta, per lavarmi la camera, insomma, per tutto quello che c'è da fare una casa normale. Io mi chiedo perché cacchio non lo faccio? Cosa mi costa? Vabbè, non dico proprio che fosse lavare solo i piatti, anche lavare per terra, insomma, tutte le cose che ci sono da fare. Come si suol dire, fare attività ci fa sentire bene con noi stessi, bene con gli altri. Ci può sentire utile a noi stessi, ma utile anche agli altri. Sì, adesso vedo che dire le belle parole che dici, perché non le fai? Perché sono una strega del genere? Perché sono una str non sono una strega, sono una stronzetta. Perché potrei fare di più e non lo faccio. Adesso non ti giustificare che non vuoi. Non è che non voglio, a volte non me la sento, perché a volte mi sento emotiva alle cose che non mi va di fare, quindi vabbè. Mi sento in malumore e non ce la faccio. Poi, uno, sono troppo lenta a farle. Numero due, a volte mi scende le latte alle ginocchia, nel senso che non c'ho voglia di farle. Mi scoraggio perché sono troppo lenta, dovrei velocizzare le cose e non gliela faccio. Capito? Mi dicono a Roma, non ce la faccio. Boh, vabbè. Sarò stupida io, ma mi devo muovere a essere più svelta, a darmi una mossa, e non ce la faccio, non lo so perché. Ero lenta da ragazzina e tuttora non mi sbaglio, sono lenta come una lumachina, vabbè. E niente, io ancora non so se cambiare borsa o meno, ma mi pare che la borsa forse la cambio, perché poi non so se ve l'ho fatto mai vedere questa borsa, ma io adoro un casino sta borsetta qua. Mi sono innamorata da quando ho acquistato questa borsa. E mi piace tuttora. Ora siete in controluce, ma vi giuro, questa borsa è la mia preferita. Vabbè, a parte questa, la utilizzo quasi sempre perché mi viene comoda, che ha tracollo. Quella è un tracollo stretto, mentre questa qui è un tracollo proprio largo e mi riesce di regolarla. Boh, vabbè. Se non che potrei cambiare il tracollo a questa borsa qui e metterla a mettere il gancio di quella borsa lì a questa, e questa qui metterla con l'altra. Poi vedrò quando cambierò borsa. Vabbè, adesso non ci voglio fare una mazza di tutto ciò che mi sono autoproposta, ma vediamo un po' a seguire dei giorni, ovvero che verranno. Vabbè, ma quante castronerie sto dicendo. Vabbè, comunque, sì. Ho deciso che man mano che cambia borsa, se cambiassi idea riguardo alla tracollina che porta questa borsa, che possiede questa borsa, io la collego a quest'altra qui, come vi ho appena accennato. Ecco qua, questa qua, la collego a questa, la attacco a questa qui, sì. E mentre, vabbè, portafoglio, l'ho già bello che il mio portafoglio rosso con le borchette, non so se vi piace o meno, a me piace dai matta matti. E questo portafoglio l'ho voluto acquistare mesi fa da un mio cinese di fiducia, che adesso ovviamente non so quando ci riandrò, perché mi sa che boh, non lo so se ci andrò o meno, perché mi sa che è chiuso, non so neanche io di che cosa, perché non lo vedo più il mio cinese di fiducia, o ho chiuso o non c'è più, non ne ho idea. Comunque, vabbè, ce n'è un altro andando più su vicino a casa mia, ma non so se andrò o meno, perché non ha più le stesse cose che aveva quello. Vabbè, o l'ho preso proprio da quello, non mi ricordo neanche più. Vabbè, non importa. Comunque, questo portafoglio mi sta piacendo un sacco. Vi stavo dicendo qualcos'altro. Ah, sì, che l'ho svuotato un po' perché era pieno, strapieno, strapieno di cose che non c'entravano una beata mazza. E ho detto: ma che cavolo è facile, tutti questi fogli e foglietti che mi riempiono il portafoglio come se fosse che stesse esplodendo?
preso, ho guardato ogni cosa che vi era dentro, sia negli scontrini e nelle cose che c'erano da buttare, e li ho buttati. Anche di monetine, cose varie. Le ho messi tutte dentro un portamonete, che non era un portamonete, ma era direttamente una pochette a mo' di trucco, sì, una pochette londinese fatta con la locandina di Londra, che era della Rimmel, appunto, una pochette Rimmel che si potevano mettere benissimo i trucchi. Sì, alla fine ho messo dentro le monete, ho fatto così: monete da 1 euro, 2 euro, 3 euro, 55 centesimi, così via, 50 centesimi. Centesimi, sì. Insomma, tutte queste monetine che ho accumulato man mano la spesa con mia nonna andando a destra e a manca, le ho messi lì dentro. Adesso faccio vedere che l'ho messo. Aspettate, allora qua dentro non c'è granché, vedete, c'è poco niente, non so se si vede. Comunque, vabbè, non vi faccio vedere granché perché c'è poco da vedere. Documenti e cose varie che non vi possono interessare. Qui c'è questa qua, vi dicevo, appunto, è una moneta, sì, una moneta, buonanotte, una pochette, che dentro ci tengo i trucchi. Poi i trucchi, siccome non ci stavano più di tanto, aspettate un attimo, i trucchi ci tenevo qua dentro, e alla fine dai trucchi ho messo le monete. Non ci credete? Eccomi qua la dimostrazione, vedete? Aspettate che ve lo riempio, sì, ciao. Ecco, vedete qua. Ops. Dove è cascato? Ah, per terra, ok. Sì, c'è un sacco di monetine dentro. E poi qua dentro, scusate la botta che ho dato, un altro portamonete della Goldicca. Qua dentro c'ho dei... come si chiama? Veramente, ah sì, micro SIM card che servono per la memoria dei miei telefonini vecchi e nuovi che ho. No, vecchio e nuovo no, uno solo è nuovo, l'altro che sto registrando è vecchio, non so quanto, ma non importa. Poi qua dentro c'ho anche dei spillotti, quelli per aprire i cassettini del telefono iPhone e del Huawei e anche del Samsung. Perché qua dentro, come ho appena detto, ci tengo tutto quello materiale che mi serve per avere la memoria più estesa, aiuto, sui miei telefoni e anche per aprire e appunto mettere le SIM card dentro i telefoni e così via. Insomma, cioè, corre tutto l'occorrente per i telefonini. Altro non ci metto dentro. Tutta sta pappardella vedete? Allora, vi faccio vedere di cosa sto parlando. Uno sono le micro SIM card, una è grande, ma ci sta anche le micro attaccata. Questa è una, quest'altra che questa qui che serve per come si chiama? Per aprire i cassettini dei telefoni. Ecco, non so come si chiamano, spero che mi sono spiegato, ma penso di sì, credo di sì, anzi. E il resto, ragazzi miei, è tutto quello che avete visto finora. Niente. Ragazzi, poi cos'altro dirvi? Non so, io volevo dirvi semplicemente che alla fin fine sono riuscita a fare questo belletto videoblog che è durato una vita, perché è la verità. E poi, allora, dietro il telefonino con cui sto registrando c'è una marea di campioncini, non so voi, ma quante ne avrete voi, ma io non... Mamma mia, una casa industriale di campioncini, tutto perché mi è stato regalato in farmacia e anche in profumeria, mi pare anche da Sephora, sì, da Sephora. Da Sephora, oltre che da Sephora, Douglas... No, Eurospin ho sbagliato, no. Che dico Eurospin? Perché stavo dicendo Eurospin? Non c'entra una mazza? Ah, sì, sapone profumi, linea bellezza che poi una volta si chiamava limoni profumerie bellezza. Limoni profumerie linea bellezza, sì. Insomma,
Un po' che ne apre e mette, dappertutto ne avevo di questi campioncini. Mi sa che di Kiko non ne ho neanche uno, mi pare, di Kiko, di campioncino. Nine, infatti non ne ho, vabbè, non importa, l'importante è che tutti quei campioncini che ho accumulato, mano a mano, riuscirò a utilizzarli. Perché se non do tutti i campioncini che ho, cosa utilizzo io? Vabbè, alcuni dovrò pure dare, ma non tutti. Qualcosa mi terrò. Non so manco cosa, ma... Fare una bella selezioncina per vedere un po' cosa tenermi e cosa dare. E il resto non saprei se dare qualcosa di trucco, boh, perché poche ragazze si truccano qui a Palau, nella mia bella città, di dove vivo io adesso, di dove abito anche, perché io abito, non ci vivo solo, ci abito anche. Cioè, ho detto la stessa cosa, ma ok, così. E nulla. Comunque, ho deciso che da qui avanti farò girare anche, oltre ai video di pulizia, farò... Ho fatto dei tag in questi giorni, sì. Poi, farò poi girare un paio di queste palette della pupa. No, uno è della pupa, questa qua. Poi devo ancora fare finiti prodotti Finity Beauty e anche qualche mangereggio, sì. Poi questa qua devo... era un rumore della palette, non vi spaventate, non vi meravigliate. Questo è della come dire, sì, avete capito bene, pupa pupart, resto vedete, ecco qua. Già, qua si apre cassettino. Ecco qua. Sì, mi stava. E mi è caduto anche il pennellino. Vabbè. Tanto non lo utilizzerò mai. Perché è caduto per terra e non si sa mai. Bene, molto bene. Qui c'ho, come dire, il mio tablet, che non so manco io quanto utilizzerò. Lo utilizzo quasi sempre, ogni tanto lo lascio perdere perché tanto sono sempre a telefono in mano, telefono in mano, sempre, quasi sempre. Vedete, questa è la tigrotta del mio tablet, la mia cover, la mia custodia, come la si voglia chiamare. È pure acceso questo, no, non credevo, beh, non me l'aspettavo. E vabbè, adesso vi accecherò, oddio mio, vabbè. Pensavo fosse pure connesso, invece no. Ecco perché non riuscivo a caricare. No, che questo era connesso. No. Allora, adesso riguardo. Perché stavo dicendo prima, non è che è per quello che non riuscivo a riconnettere il mio computer, invece Nine. Non c'entra un cavolo, merenda. No. Il mio tablet è sconnesso. Però boh, non saprei. Qui c'ho invece un altro campioncino della Roche-Posay. Questo l'ho, come dire, sì. Me l'hanno mangiato in farmacia o in parafarmacia? No, sì, in parafarmacia, se non erro, questo qua. È un kit, non so se si legge, ma è un kit, vedete? E affiancato al telefonino c'è una trousse, o come la si voglia chiamare, della Douglas o Douglas, perché sinceramente non ne ho idea di come si chiami, Douglas o Douglas, la vera pronuncia esatta. Una trousse della Douglas a forma di UFO, o palette, palette o trousse, io direi trousse, poi vabbè, fate un po' come vi pare. Io la chiamo trousse perché sono, come si può dire, affezionata ai vecchi termini di quando ancora YouTube era ancora neonato, ovvero appena nato. E, come dire, oltre che appena nato, tutti, quasi in pochi, conoscevano la parola, sottoscrivevano su YouTube, ovvero digitavano trucco su YouTube. Ah, non ci avete fatto pensato? È la verità, ragazze. Non so se l'avete sentito, piccoli spezzettoni di
del canale di Clio, ma lei ha detto che l'epoca, sì, l'ho sentito dire il canale di Clio Makeup, che praticamente all'epoca YouTube appunto era appena nato e pochi erano in grado di aver capito che si poteva trascrivere, non c'erano tanti tutorial appunto di trucco su YouTube, tranne che le beauty guru americane, però qualcosina c'era. C'era poco perché c'era più di calcio, di attualità e ste robe così, ma non c'era pochissime beauty guru nel mondo del tubo di YouTube appena nato. Poi piano piano si è diffuso e ha cominciato a esserci anche il mondo della bellezza, il mondo della moda, come credo ci sia stato sempre dall'inizio degli anni 70 barra 80 e così via. E poi c'è stato anche il mondo del make-up, ma io penso che il mondo del make-up aiuto, ce la farò a parlare, sia esistito da quasi, non voglio dire una paginata, ma da un bel po' di tempo, forse anche dai tempi di Gesù, non ne ho idea, non vorrei dire una paginata, ma sto pensando un po'. Cleopatra si truccava? Io penso di sì. A voglia, gli arabi si truccavano e come? Penso di sì. Poi che altro si truccava? Vabbè, siamo Petre, anche il faraone si truccava. Come penso di sì. E chi altro si truccava? Vabbè, sono un po' troppo in là, ma è la verità. Pensiamo un po' tutte quante le... Sì, vabbè, ci siamo capiti. Un po' tutti quanti si truccavano negli anni preistorici dell'Italia e di tutto il mondo, a pensare dall'Africa. Ok ragazzi, ho fatto una bella chiacchieratonzola, grande quanto non so cosa, una casa, se non di più. E noi ci si vede al prossimo video, perché sono già 27 minuti che registro. Aiuto! E nulla. Allora, noi ci si vede al prossimo video. Mettete un bel likeino se il video, come si suol dire, a Firenze o della Toscana, se vi garba, scusate, vabbè, vi garba. E commentino, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao, scusate le mie stupidaggini, ma vabbè, ci sta. Un bacio.